che chi è intervenuto dopo di me, il consigliere Ugolini, ha detto, insomma, io vorrei avere le certezze del consigliere Santolini. Il consigliere Santolini non ha certezze, perché per quanto riguarda gli studi scientifici, nessuno, neanche l'Istituto Superiore della Sanità, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nessuno può avere delle certezze perché gli studi scientifici sono in evoluzione, quindi quello che oggi non è dimostrato scientificamente, domani può esserlo. Oggi le carote sappiamo che mangiarle fanno bene alla vista, domani può venire fuori uno studio scientifico che dimostra che le carote fanno venire il cancro, come è successo con la carne rossa, per esempio, no? Se vengono mangiate magari in quantità superiore. Quindi non ho certezze. Quello che ho riportato è, dopo essermi informato a lungo su queste vicende, lo stato, ma potete farlo anche voi, basta andare sul sito della IARC, sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità, queste relazioni ci sono dappertutto. Ho riportato lo stato di fatto delle cose, che è quello, secondo me, che noi dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui parliamo dell'introduzione di una tecnologia oggi a San Marino. Una tecnologia che è potenzialmente molto impattante dal punto di vista dello sviluppo economico. E anche per alcune applicazioni nel campo della salute, per esempio, ci sono medici che già oggi, grazie al 5G, riescono ad operare a distanza e salvare la vita di persone a 50 km di distanza in alcune zone dove, per esempio, la medicina non può arrivare. Quindi è una tecnologia che non è secondaria, insomma, pensare di introdurla o non introdurla. Io in quest'istanza, a parte la considerazione generale, vedo due problemi. Uno è quello che parla di esposizione massiccia ai campi elettromagnetici, visto che per il 5G servirà installare dispositivi irraggianti più diffusi, perché le onde, come dicevo prima, avranno minore capacità di penetrazione nei corpi, quindi anche nei muri, nei palazzi. È vero che ci saranno più dispositivi sul territorio, con potenza molto minore, però, ovviamente perché saranno di più. Non è vero che saremo esposti massicciamente ai campi. Ecco, questo è l'allarmismo di cui parlavo prima, perché, come dicevo prima, il limite precauzionale previsto dalla legge, estremamente tutelante, molto, molto, molto più basso dei limiti raccomandati dall'OMS, insomma, e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di salute, lo diceva prima il segretario Zafferani, quel limite non cambierà. Quindi, le emissioni elettromagnetiche a cui siamo sottoposti oggi sul territorio sammarinese, che devono avere 6 voltmetro di limite precauzionale massimo, estremamente tutelante, avranno lo stesso limite domani, quando saranno attivi gli impianti 5G. Quindi noi non potremo essere esposti massicciamente a campi elettromagnetici più di quello che possiamo essere esposti oggi. Quindi da questo punto di vista non cambierà nulla. L'istanza poi usa giustificazione della richiesta, quella di sospendere la sperimentazione, lo studio dell'Istituto Privato Ramazzini. Si tratta di uno studio, credo, non so, forse il segretario se mi può confermare, non riconosciuto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ancora, su cui si trovano in rete diversi articoli interessanti per chi vuole approfondire, che descrivono come è stato condotto e quali sono i risultati di questo studio. Lo studio in questione ha coinvolto ratti che sono stati esposti per 19 ore su 24 ad onde 2G e 3G, quindi non su frequenze 5G, e questo è importante, ad intensità di 50 voltmetro, 19 ore al giorno. 50 voltmetro da prima della nascita, quindi quando il ratto era ancora nella pancia della mamma, fino alla morte. Ricordate i limiti precauzionali di San Marino, che sono di 6 voltmetro. Queste condizioni, che hanno portato i medici dell'istituto che ha condotto la ricerca a dire che in quella condizione lì si può verificare un lieve aumento di alcuni casi, mi sembra, di tumore cerebrale, di tumori rari cerebrali, non ricordo esattamente, e sono condizioni evidentemente estreme e non realizzabili nella realtà, perlomeno nella nostra, sulla base dei limiti precauzionali che prevede la nostra legge. Per capirci, per avvicinarci vagamente alle condizioni di quello studio, una persona come me, l'unica possibilità che avrebbe per avvicinarsi a quelle condizioni di quello studio è prendere il cellulare, andare in una zona dove il cellulare non prende, avviare una telefonata,
attaccarsi il cellulare all'orecchio e stare con quel cellulare attaccato all'orecchio in quel punto esatto per 19 ore al giorno, per tutta la vita. Ecco, per capirci di cosa stiamo parlando. Sono condizioni non realizzabili nella nostra realtà. Io credo che quello studio abbia avuto risalto perché fuori di qui, in Italia, che ad oggi ha limiti tutelanti simili o pari, se non ricordo male, a quelli di San Marino, parallelamente all'introduzione del 5G, di questa nuova tecnologia, si è iniziato a parlare di un potenziale aumento dei limiti precauzionali, sempre nei limiti dei valori raccomandati dell'OMS, ma di un aumento. Ecco, io credo, spiegate, questo per arrivare a dire, spiegate le paure che hanno portato oggi alla diffusione dei risultati di questo studio, che ripeto, sono risultati, io credo, ma basta che chiunque di voi si informi sullo studio, che descrivono delle condizioni irrealizzabili nella realtà, ma che è stato preso ad esempio, e io lo dico in maniera comprensibile, per questa lotta all'introduzione del 5G, questa lotta preventiva, perché in Italia si è iniziato a parlare di aumento dei limiti precauzionali, quindi le persone sono andate un attimino sul chi va là. A San Marino, il segretario lo ha ripetuto, non è prevista un aumento dei limiti precauzionali, e questo io credo che sia la condizione, al di là della lo ripeto, al di là della tecnologia che viene utilizzata per emettere questa tipologia di onde, la condizione che garantisce noi, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni, chiunque si trovi sul territorio sammarinese, per quanto riguarda le conseguenze sulla salute. Finché quel limite non cambierà, e non cambierà neanche con l'introduzione della tecnologia 5G, noi non siamo tutelati, ma molto di più. Chiunque abbia dei dubbi da questo punto di vista può ovviamente chiamare l'ufficio prevenzione dell'IS nella figura di Omar Raimondi, chiedere un controllo in ufficio, a casa, nelle zone dove passa più ore durante il giorno, dove crede magari di essere esposto a dei campi elettromagnetici abbastanza intensi, e l'ufficio prevenzione dell'IS viene e fa tutti i controlli del caso. Quindi da questo punto di vista io credo che a San Marino paure non ne dobbiamo avere, e ecco perché, ripeto, sono contrario al bloccare ad oggi, sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi, lo sviluppo di una tecnologia così importante dal punto di vista anche dello sviluppo economico, ma non solo, io credo, viste le applicazioni per cui sarà utilizzata. Grazie eccellenza. Grazie consigliere Santolini, scritto parola al consigliere